la volevo blu originale. Prima di raccontarcela, ti va di accenderla un attimo? Sì, togliamo l'aria. Voglio rompere questa quiete. C'ha lo scarico originale, quindi... Ah, questo è tutto originale, mi dicevi? Sì, sì. E la rarità di questo oggetto è quella. Tiriamo l'aria, perché è carburatori. Abbiamo accesa prima, ora vediamo se parte subito con l'aria o no. Esatto, si spegne. Di che anno è questa? 1998. La prima R1 a carburatori. Carburatori rovesciati, quindi qui c'è tutta la vecchia ritualità. I vecchi gesti, devi tirare l'aria, farla scaldare un attimo, non c'è l'iniezione. Gli anni 90 furono il top per le moto super sportive e quattro modelli hanno stravolto la storia. Uno italiano, sicuramente la Ducati 916, e tre sono giapponesi. Uno ve l'ho portato sul canale, la prima Fireblade 900 nel 92. Poi arrivò nel 96 la SRAD, il GSXR 750, leggera ma con tanta potenza, una super sportiva per tutti. E poi ci fu qualcuno che a Iwata ci aveva evidentemente le palle girate, disse: sai che c'è, io te la porto 1000, stesso peso, super agile e con 150 cavalli. Bentornati su Officina del Pilota, è tornata la bella stagione e siamo di nuovo sulle due ruote. Quest'oggi vi ho portato una moto, una vecchietta, una signorina, anzi una MILF del 1998, tutta originale. Una leggenda, il Demone Blu. Oggi abbiamo un unico obiettivo, capire perché questa moto, quando arrivò nelle concessionarie, veniva consegnata a coloro che l'avevano ordinata. La leggenda narra che la riconsegnavano il giorno dopo terrorizzati. La prima moto con 150 cavalli della storia. Un demone. Cioè, questa moto è arrivata e appena fu consegnata era già una leggenda, un mito. All'epoca era già molto moderna, manubri molto aperti, semimanubri aperti, certo c'è questo serbatoio molto giapponese, bello largo, sì. Si sta abbastanza stesi in avanti, quindi è un punto di congiunzione fra il passato e il moderno. È abbastanza raro il fatto che questa, dopo tutti questi anni, non sia stata toccata. Esatto. È rimasta originale. Non è scivolata. È già questo, è miracolo. E quindi vedi, hai col vernice, prima vernice, adesivi originali. Se proviamo a immedesimarci nell'epoca, nelle gomme dell'epoca, nelle sospensioni che anche ora infatti sono un po' morbidose, ci sta che la moto tendesse a impennare, tendesse a scodare. Poi sai, fa effetto, no? È come oggi compro una moto attualmente con 220 cavalli, no? Di serie, che esistono. Fa effetto. Certo. Io vado a comprare la prima moto con 150 cavalli della storia. No, cioè, beh, un po'. Ti fai un po' di suggestioni. Penso di sì. Io ho una vaga idea del perché ci avessero le cosiddette palle girate, ce l'ho. Pensate che la Superbike all'epoca era dominata soltanto dalla Ducati e solo la Honda aveva interrotto quel dominio con l'RC30 e l'RC45. La Yamaha presentò l'R7, la vera R7, mitica, ma arrivò un po' in ritardo, una moto stratosferica che però non riuscì a vincere. E allora pensarono di aggiungere ben 250 centimetri cubici e stravolsero tutte le regole. 1000 centimetri cubici, la prima R1. Lo sapete che noi amiamo le competizioni e le moto che hanno fatto la storia e l'obiettivo è portarvele tutte sul canale a raccontarvele con gli occhi di oggi. E vorrei sapere, scrivimelo nei commenti, quale moto vorresti vedere, quale super sportiva vorresti vedere su Officina del Pilota. Scrivimelo, dai. E ovviamente, dai, con questo blu spettacolare così, un'iscrizione d'obbligo, lasciaci un bel mi piace. Guarda, tanto è proprio bella, cioè davanti è vero. Ma che bella, nel 98 quanto è invecchiata bene, madonna, vero? È proprio, sta moto oggi è ancora bellissima, mi fa impazzire. Venite a vedere quanto è bella da qua, da questa prospettiva. Fu la prima moto che portò le stesse linee delle moto da competizione, delle moto da MotoGP diremmo oggi. Guarda che muso moderno e soprattutto guarda la coda, tutta bella rastremata e in alto. Fu la prima a portarla così e ancora oggi le moto super sportive seguono questa filosofia. Nel 1998, se volevi guidare la moto più performante del mondo, dovevi comprare questa e ci volevano 20 milioni di lire. In realtà la più veloce era la Yabusa, lo sapevi?
Però questa era la prima con 150 cavalli e soprattutto era una superbike, 177 kg a secco, ancora oggi un numero stratosferico. Telaio Delta Box 2 a diamanti attorno al motore, motore rastremato tutto ristretto, il cambio molto più compatto, molto più vicino ai cilindri e quindi una moto agile, una moto che poteva muoversi velocemente fra le curve. Peccato, hai detto che era tutta originale, non lo è, queste sono a LED. Vabbè, le lampadine a LED si cambiano, si montano della loggia, se per questo anche il vetro fumé è blu. Vabbè, ci sta, non è, questo è il plexiglass. Giusto upgrade. Sì, ci sta, il plexiglass blu all'epoca andava di moda, ma qui l'originale basta cambiarlo, cioè no, è a disposizione, però è bello avere tutta blu, come anche le manopole, un po' tamarrina, però è quell'anni 90, all'epoca sì, così si faceva. Troppo, questo così. È un po' troppo tamarra così. È vero, ci vorrebbe il plexiglass originale, però quello sono quattro viti, si cambia al volo. La vera rarità sono gli adesivi e la prima vernice, e lo scarico originale, le frecce originali, gli specchietti originali. Altra cosa bella di questa moto qua è che fu la prima a portare il forcellone in alluminio allungato con un interasse di 1350 mm, quindi molto lunga per scaricare bene la potenza a terra, e fu la prima a presentare un forcellone come quelle del motomondiale. Comunque la Yamaha all'inizio degli anni 90 al motomondiale ne ha vinti di campionati con Wayne Rainey, insomma di esperienza ne avevano, e che in quegli anni lì c'erano le palle girate perché c'era Doohan, perché la Ducati vinceva in Superbike, quindi loro dovevano rispondere in qualche modo. Sospensioni completamente originali, all'anteriore abbiamo una forcella a steli rovesciati da 41 mm, quindi molto moderna come upgrade. E il doppio disco, per garantire una frenata all'epoca potente, era di 298 mm. Qui abbiamo pinza originale e pompa originale. Poi, come vedremo, era uno dei suoi difettucci, perché andava forte. Se pensate che oggi montano 320-330 mm all'anteriore, la differenza c'è. Guarda qui il cambio come l'hanno montato più in alto, per rendere tutto più compatto. E poi guarda questa parte qui, tutto l'alluminio, il codone, le pedane originali rialzate, arretrate per l'epoca ovviamente. Queste sono delle chicche veramente introvabili su una moto del genere, lo scarico, sto scaldabagno praticamente, che pensa quanto bastava cadere che rovinavi tutto, certo. Quindi pensa quante ne hanno distrutte. Dove l'hai trovata questa moto? Questa sta a Roma. Ah sì? Tra l'altro cerca anche un nuovo compagno, quindi se c'è qualche amico interessato ci può scrivere. Dai, lasciamogli un link giù in descrizione. Esatto. Ok. Dai Anto, io direi che la metti in moto, ti metti il casco. E andiamo, la proviamo, sentiamo sì, com'è. Sì, 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 qua c'è una strada che puoi dal gas. Esatto, perché oggi ce la dobbiamo. È una signora, comunque la dobbiamo rispettare. Sempre. Prendiamo le curve belle larghe, vediamo come reagisce il motore. Okay. E ce la godiamo oggi, ce la godiamo. Io me la guardo da fuori. Anche perché l'anno prossimo, nel 2025, l'R1, mi è venuto in mente ora, sarà tolta dal mercato da un punto di vista stradale, potrà essere acquistata solo per usarla su circuito, certo. Che è giusto perché moto super moderne con tutta l'elettronica ha senso usarla lì, e quindi a questo punto avrebbe altrettanto senso comprarsi una bella vecchietta e usarla tutti i giorni con una certa nonchalance, con pacatezza, e te la godi. Allora, un altro modo di guidare la moto. Allora, ok, dopo che l'hai guidata voglio sapere se la metteresti in garage o no. Ok. X4, sponsor di questo video, selfie stick, impostazioni al top, 8K, 25 fps per avere il massimo della dinamica. Stringo bene tutto, mi assicuro con abbondante scotch l'asta. Se ti piace fare video di auto e di moto, non puoi non avere un Insta360 X4. La cosa che amo di più dell'X4 è la sua affidabilità. I pregi sono la versatilità, ci fai tutto, la durata della batteria. Mi è capitato di fare delle session in pista in 8K e di avere una durata superiore a tutte le altre action cam in commercio, quindi lavoro più tranquillamente. In più non frizza mai, non mi lascia mai per strada, mi porto sempre a casa i file, e questo è importantissimo per chi come noi fa video. Ma soprattutto ragazzi, quello che mi ha stupito con questa X4 è la qualità dell'immagine, un 8K che fa paura, guardate voi stessi con i vostri occhi. È una di quelle camere che, oltre a fare i video a 360 gradi, per cui potrai scegliere l'inquadratura migliore in post produzione, con l'8K potrai anche croppare non perdendo la qualità dell'immagine. Usa il link che ti lascio qui sotto in descrizione per comprarne una. Shoo!
degli anni 90, la ciliegina sulla torta del processo che ha portato alle superbike moderne. Che spettacolo finalmente poterla guidare, è decisamente giapponese, lo capiresti anche ad occhi chiusi. Ci sali e la triangolazione della seduta non è scomoda, non è estrema sull'anteriore, è larga ma al tempo stesso accogliente. Era leggera all'epoca e lo è tutt'oggi, si sente come tra le gambe, ma la grande sorpresa è quanto sia anche stabile. Guarda come scende bene in piega e poi sta lì, non si muove, si appoggia sulla spalla dello pneumatico e aspetti il momento giusto per spalancare il gas, farti sparare fuori dalla curva, nell'iperspazio. Occhio che bisogna tenerla su di giri, all'epoca il rischio dell'highside era dietro l'angolo, oggi le gomme moderne aiutano e come si aiutano. Questo è il motivo per cui l'interasse è così lungo, merito di questo forcellone racing che ti permetteva di scaricare meglio la cavalleria sull'asfalto. La colonna sonora è da applausi, un must per i quattro cilindri in linea, per di più questo è a carburatori, tutto analogico, tutto vecchia scuola. La spinta è decente, solo dai 5.000 giri, ma è dagli 8.500 che inizia lo show. Senti come spinge, con questo picco di coppia si arriva a 11.000 in un soffio. Ora ti dico quali sono i suoi tre pregi assoluti, la stabilità e la fiducia che ti trasmette nello scendere in piega e nel percorrere la curva, il motore infinito vecchia scuola che urla e spinge come un dannato da brividi, si lascia guidare benissimo con gli pneumatici moderni oggi e una moto molto più sicura che diventa godibilissima anche nell'uso quotidiano. Ha anche dei difetti? Certo! Le sospensioni originali, nonostante vengano revisionate, sono oggi troppo cedevoli per i ritmi con il coltello fra i denti o fra i cordoli. Meritano sicuramente un aggiornamento. La frenata è decisamente troppo debole per le prestazioni del motore. Qui ho i tubi in treccia, ma soprattutto per gli standard a cui sono abituato oggi. Quando vado a frenare mi trovo a strizzare la leva sperando che si fermi il prima possibile. L'ultimo difetto? È troppo larga per lo stile di guida sportivo moderno. Ma mi ricollego all'ultimo pregio, dipende da come la si interpreta. Se accetti il fatto di guidare quella che è oramai una bella signora, una bella young timer, allora non c'è bisogno di rincorrere la prestazione assoluta. Basta trovare una bella strada su cui danzare senza esagerare e goderti i piaceri di una guida totalmente analogica, fatta di comandi e di innesti duri e di sensazioni, odori e suoni che non hanno eguali. Quali sono le differenze principali, quelle più vistose rispetto alle moto moderne, e sacrificheresti queste, appunto queste differenze che mi racconterai, per un discorso di emozione, di romanticismo sulle moto d'epoca? Perché ci siamo con questa, no? 1999. 98. 98. Ecco, volevo sapere la tua. È una moto che emoziona tanto. È una Widowmaker moderna questa moto qua. 9.30 delle due ruote. Esatto, capito, moderna. Quindi è un'emozione poterla guidare oggi. Mi sono proprio mi ha dato proprio gusto, ecco. Poi lo sai che, anzi lo sapete che io amo questa architettura, quattro cilindri in linea che canta in alto, quindi mi piace questo motore, questa tipologia di motore. Però sinceramente è diverso il mondo delle due ruote da quello delle quattro ruote, perché usare oggi al limite una moto moderna è più bello. Su mille del genere sicuramente avere i controlli di oggi aiuta tanto a tarare la moto e tenerla sotto controllo, soprattutto se sei su strada, aiuta anche tantissimo in pista. Ai puristi della guida, quelli che hanno tantissimo manico, sicuramente la troveranno divertente anche questa qui, però sai, quando voli da una moto, soprattutto se ti lanci nei side, ti spacchi tutto, quindi fa male, l'asfalto è duro, quindi è diverso, capito, il mondo è un po' diverso. Questa moto qua a livello di motore, tolta l'iniezione, non ti fa rimpiangere niente, che va veramente forte. Basterebbe un po' di frenata in più, non è pesante per niente, 177 kg a vuoto, è un po' ciccione il serbatoio, però rispetto alla nuova R1, okay. L'R1 nuova è un po' più snella fra le gambe e c'ha più motore ovviamente, e gli aiuti elettronici ti aiutano molto a farla scorrere e a guidarla in un determinato modo. Comunque io la comprerei, oggi io la comprerei. Ah, ecco. Quanto costa oggi? Dipende dagli esemplari, diciamo che si va ben conservati sui 7-8 mila euro, poi dipende, qualcuno spara anche un po' più in alto, però insomma la cifra sua più o meno è questa. Ben conservati? Chilometri? Più è basso il chilometraggio più aiuta ovviamente, però come dicevamo prima questa è una moto che come tutte le giapponesi, soprattutto di quegli anni, si possono usare, quindi i chilometri possono farli. Mi faceva piacere portare questa moto sul canale, oltre perché fosse tutta originale, anche perché c'ha 60.000 km, quindi dimostra che queste moto si possono usare, giusta manutenzione, giusti tagliandi, e questa ti porta ovunque con il sorriso,
la valvola X-Up fa il suo onesto e dignitoso lavoro, che praticamente riesce a gestire i gas di scarico in modo da dare un po' più corpo e coppia ai bassi. Ai bassi la moto va tranquillissima, dai 5.000 inizia a spingere, a 8, perché a 8 e 5 esprime la massima coppia di 105 Nm, da 8 in poi si inizia a vivere su un altro pianeta. Quindi occhio sicuramente in curva, nell'appoggio, perché ha carburatori, quindi c'è un po' di on off del gas, esatto, le gomme moderne aiutano, e quindi questa moto qui io la comprerei. E poi sai che ti dico? Blu, così, blu Yamaha, immaginatela senza fari, senza targa, senza specchietti, senza frecce, fa molto M1 Antelitera di Valentino Rossi. E quindi, come sempre, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Troppo forte, ho detto? No, va bene. Vi vogliamo bene. E, no, dillo tu, perché io ormai mi sono seccato. E iscrivetevi ovviamente al canale Officina del Pilota. Ciao ragazzi, ciao! Ciao, Cipolli!